Oggetto 1951, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. L'interrogazione riguarda le irregolarità nello svolgimento dell'avviso pubblico per il servizio di elisoccorso della Regione Umbria. Chiedo anche all'assessore Miasec, magari il tema dell'elisoccorso lo può interessare. Allora, come sapete è stato bandito un avviso di selezione pubblica per il personale medico e infermieristico per il servizio di elisoccorso, che prevedeva più prove. Da quella pratica, che andava a valutare la resistenza fisica, la predisposizione alla movimentazione su un terreno accidentato impervio, la capacità di operare dell'operatore e poi quella psicoattitudinale e infine un colloquio orale. Addirittura la Commissione ha predisposto un momento di video call il 18/9/2023 in cui spiegava ai partecipanti che non erano in cerca di atleti ma di operatori sanitari che sapessero svolgere un soccorso tramite elisoccorso. Ora, cosa è accaduto? Qualcosa è andato profondamente storto rispetto a questo concorso, tanto più che una prova è stata anche annullata in autotutela. Infatti, nonostante nel programma della prova pratica, che è stata pubblicato il 9/9/2023, venisse espressamente indicato che tra le 8:45 e le 9 sarebbe stata illustrata l'attività in programma e i criteri di valutazione, questo non è mai avvenuto, cioè non sono mai stati esplicitati i criteri di valutazione dei concorrenti. E questa non conoscenza dei criteri e di come venissero attribuiti i punteggi nella prova preselettiva è evidentemente una prima carenza rispetto alla trasparenza. In secondo luogo, nelle due prove di arrampicata, i vari partecipanti hanno notato che le due pareti erano differenti dalla difficoltà che era stata illustrata, tanto più che hanno fatto con una perizia di una guida alpina una verifica che ha confermato la difformità. E sempre rispetto alla prova di arrampicata, il materiale consegnato agli operatori era differente, quindi alcuni avevano più corda, altri meno corda e longe di tipologie differenti. Tutto questo è stato oggetto di attenzioni della stampa, telegiornali, giornali, anche quando durante la seconda prova, ovvero quella che doveva essere psicoattitudinale, è stato il presidente della commissione a riscontrare così tante irregolarità da far annullare la prova. Quindi la seconda prova è stata annullata perché lo stesso presidente ha denunciato irregolarità e l'azienda ospedaliera in autotutela l'ha annullata, salvo però poi rifarla, e da quello che ci viene riportato, con le stesse irregolarità, ad esempio l'assenza del codice a barre identificativa dei partecipanti e tutta una serie di cose che sicuramente saranno di vostra conoscenza. Ora, da quello che si apprende dalla stampa, anche la Procura della Repubblica sta indagando sulla vicenda, mancata comunicazione dei criteri di valutazione, differenze tra le prove sostenute rispetto a quelle indicate negli avvisi, uno svolgimento con strumentazioni differenti, ma anche tutto quello che abbiamo detto rispetto alla trasparenza. Ora, tutto questo lede la possibilità che una commissione limiti la discrezionalità della valutazione e si attenga ai criteri più oggettivi, trasparenti e di buona amministrazione. Per cui siamo qua a chiedere se, prima di tutto, la Giunta regionale era a conoscenza delle irregolarità riscontrate dalla Commissione che hanno portato
all'annullamento della prova, per sapere se non ritenga utile, scusate, per sapere se non ritenga utile verificare insieme all'azienda ospedaliera la necessità di procedere all'annullamento in autotutela delle prove del concorso e rifare una selezione trasparente, dato che l'equipaggio di una missione di servizio di elisoccorso si seleziona una volta, per cui tutto questo getta un'ombra su come si sono svolte le prove e anche poi sulla efficienza del servizio. Grazie. La risposta all'assessore Coletto. Allora, intanto grazie Presidente. Va sottolineato che al di là di qualsiasi considerazione, questo non è un concorso per assumere nessuno. È una selezione interna che è in carico all'azienda ospedaliera, come tutta la questione dell'elisoccorso, ed è finalizzata appunto a fare una cernita, a scegliere i migliori professionisti che ci sono presenti in Umbria appunto per l'attività di elisoccorso. Per quanto riguarda le irregolarità riscontrate dalla Commissione all'iter avviato per l'annullamento della denuncia e la denuncia in procura, non ci sono state segnalazioni dal punto di vista istituzionale alla Regione. Appunto è in carico all'azienda ospedaliera e l'azienda ospedaliera sta valutando tutte quante le opportunità, ma ci sentiamo estremamente tranquilli in quanto appunto è in corso un'indagine della Procura che farà chiarezza a 360 gradi e sancirà il percorso più corretto e l'eventuale, evidentemente, azzeramento totale delle prove con una ripresa del percorso, evidentemente con criteri diversi, con corde uguali per tutti, con scalato uguale per tutti e via via via. Peraltro prendiamo atto di quanto relazionato dall'azienda circa appunto l'azzeramento della seconda prova che aveva destato delle perplessità, tra virgolette, ed eventuali irregolarità. Irregolarità che appunto sono state azzerate con la riconvocazione di una seconda prova che quanto pare è andata bene e non ha destato problematiche e si è conclusa il 13-11 del 2023. Mentre la prima, cioè quella dove c'è oggetto di indagine, era del 18-10-2023. Per quanto ci riguarda, la necessità e l'opportunità di procedere celermente per quanto riguarda la definizione delle squadre da dare a lei il soccorso è una necessità importante. È altrettanto vero che siamo in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica per quanto riguarda l'indagine in corso e che evidentemente ci adatteremo a quelle che saranno, tra virgolette, le verifiche fatte appunto dalla Procura della Repubblica. Grazie. Prego, consigliere Bori, la replica. Grazie assessore, guardi, numerose segnalazioni, spero che arrivino anche a lei perché sono arrivate a noi, rispetto alle irregolarità, ne ho una davanti di uno dei partecipanti, rispetto alle irregolarità è chiaro che a tutti noi interessa il fatto che essendo una selezione interna non si assume nessuno ma si seleziona le persone più idonee con prove fisiche, psicoattitudinali e colloquio, chi deve poi costituire la punta più avanzata dell'emergenza-urgenza, che è chiaramente anche la più impegnativa, che è quella dell'elisoccorso, risultano a noi numerose irregolarità, ma guardi, di ogni genere tipo, lavorando nell'ambito sanitario, le dico anche che sembra che nello svolgimento qualcosa sia andato storto anche rispetto all'utilizzo di cellulari e non solo. Quindi questo lo verificherà assolutamente la Procura, noi la segnaliamo, siamo convinti che anche arriveranno segnalazioni anche a lei come sono arrivate a noi, perché non sembra essersi svolto in maniera regolare e non ci possiamo permettere di avere ombre
rispetto a, questo, a questa prova selettiva. Grazie. Ultima question time. Atto 1950, interrogo al consigliere Fora, risponde l'assessore Fioroni. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Interrogazione ha come oggetto la gestione delle procedure e alcuni strumenti di sostegno che la Giunta regionale ha messo a disposizione di famiglie ed imprese in relazione in particolare ai bonus legati al bando sport e al bando rivolto alle famiglie. Partendo dalla gestione dei processi che sul piano organizzativo è assegnata a Punto Zero. Punto Zero è la società nata per incorporazione da Umbria Digitale e Umbria Salute Servizi Scarl, società di cui detiene totale capitale pubblico la Regione, le aziende sanitarie e le altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio, società che ha tra la mission quella di erogare servizi di interesse generale come lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, la gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale, curando appunto le attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute. E ci risulta, o meglio, Punto Zero è anche la società che si occupa per conto della Regione di gran parte delle procedure di inoltro e gestione dei dati, dei documenti relativi a una serie di misure che questa Giunta regionale ha in maniera positiva messo a disposizione delle famiglie e delle imprese. In particolare mi riferisco a quelle legate al bando sport e al bando natalità. Questi due bandi in particolare sono ormai diversi mesi che sono stati istruiti, o meglio che ci risulta siano stati istruiti e usciti, e quindi le famiglie hanno fatto relative domande d'accesso a questi due bandi ormai da diversi mesi, le cui procedure non sono state ancora assolte e definitivamente assegnate. E l'interrogazione ovviamente è rivolta all'assessore, ma complessivamente alla Giunta, non avendo avuto la possibilità di individuare le cause specifiche, se di natura istruttoria o di natura, diciamo così, gestionale e tecnologica, ha l'obiettivo di conoscere, capire quali sono le problematiche in relazione all'aggiudicazione definitiva di queste misure, in funzione del fatto che, ecco, misure importanti, che peraltro sono state anche ben accolte dalle famiglie umbre, aspettano di essere assegnate. Soprattutto su appunto una filiera che è quella del bando natalità, su cui è importante anche che a fronte delle risorse vengano anche accelerati i tempi di assegnazione. Per cui l'interrogazione chiede di capire se ci sono state problematiche, quali eventualmente sono state le problematiche di natura piuttosto istruttoria o tecnologica, e se eventualmente ci sono, quali strumenti si intendono mettere in campo e se è possibile anche conoscere i tempi con cui verranno concluse queste istruttorie. Grazie. Assessore Fioroni. Sì, buongiorno a tutti. Faccio una premessa, mi riaggancio alla premessa del consigliere Fora in cui citava le imprese. Questi problemi in realtà con le imprese non ci sono stati, proprio perché nell'ambito delle imprese c'è stata un'attività di programmazione che ha incluso la predisposizione dello strumento tecnologico nella costruzione del bando. Faccio inoltre riferimento, leggendo fra le righe dell'interrogazione, a quanto scritto il consigliere Fora, e sarebbe già questa una risposta implicita: se le istruttorie sono state effettuate vuol dire nuovamente che il problema non è nella piattaforma del bando, perché quando arriva in istruttoria chiaramente il tema già c'è. Ritengo che comunque, se dovessimo individuare alcune criticità, come vedremo poi nell'atto che sarà l'attenzione di quest'Aula successivamente, il master plan sulle semplificazioni, si ragiona, lo citava anche lei, per processi. Quindi laddove alcune attività che fra altre cose hanno cadenza attuale non sono programmate insieme all'attività di digitalizzazione, e in cui l'attività di digitalizzazione viene coinvolta quasi per emergenza,
con cambiamenti continui specifici perché cambia il bando, dei disallineamenti fra l'aspetto procedurale e l'aspetto tecnologico sono inevitabili. Non a caso nel futuro atto che presenteremo dopo noi richiediamo che ci sia un allineamento fra l'attività degli uffici, l'attività delle agenzie, perché la digitalizzazione ha bisogno di processi certi. Quindi laddove a volte, come nel caso di questo bando, ci siano fasi successive in cui c'è prevista l'integrazione di domande tramite PEC, successivamente viene richiesto di utilizzare la piattaforma digitale e poi vengono chieste modifiche in corso d'opera fuori sistema utilizzando strumenti informatici non adeguati tipo il foglio Excel, è abbastanza evidente che si crei questo disallineamento in cui non è lo strumento informatico ha bisogno di essere programmato, una piattaforma per i bandi fa quello che il bando gli dice di fare. Ovviamente ci deve essere della genesi di costruzione del bando, la genesi della, del settaggio della piattaforma. Non solo, relativamente al bando borse di studio è stato condiviso con il personale della regione di utilizzare la piattaforma regionale servizi in rete, nonostante la segnalata obsolescenza e fragilità di questa piattaforma con bandi a volumi elevati. Non a caso ci stiamo comunque notando come punto zero di una piattaforma e servizi in cloud per rispondere a bandi con volumi più importanti, ma soprattutto quei bandi che hanno una connotazione di click day richiedono una pianificazione molto stringente, ma l'evoluzione cloud first di tutte le piattaforme già dovrebbe consentire anche una migliore gestione delle code. Qualsiasi soluzione digitale però non può prescindere da una programmazione e progettazione dei bandi, perché ripeto, se no ritroviamo ad avere un disallineamento tecnologico, soprattutto le continue modifiche sono un elemento che crea notevoli difficoltà, se soprattutto correlato all'utilizzo di strumenti, vedi PEC che nella nostra visione tecnologica dovrebbero essere eliminati, vedi utilizzo di fogli Excel laddove oggi nell'era dell'intelligenza artificiale rappresentano quasi una sorta di strumento preistorico di lavoro. Consigliere Fora. Grazie Assessore, io apprezzo lo sforzo anche in relazione peraltro all'atto a cui faceva riferimento che valuteremo successivamente, cioè al master plan per la semplificazione. È ovviamente non il futuro ma il presente di un'amministrazione pubblica funzionale che operi in tempi efficienti a favore dei cittadini, quindi tutto ciò che va e andrà nella direzione della semplificazione attraverso l'utilizzo della tecnologia è assolutamente di buon auspicio. Detto tutto ciò, mi spiace rilevare che in alcuni casi, come in questo, strumenti utili che la Giunta ha messo a disposizione delle famiglie, faccio riferimento di nuovo al bonus imprese, al bonus famiglie e al bonus sport, non generi quell'effetto positivo anche in funzione di un impegno economico rilevante in virtù di tempi che purtroppo si sono allungati e si stanno allungando. Ora, non credo che interessi a quest'Aula individuare dove sono le disfunzionalità dei processi, però invito complessivamente, come dire, la Giunta a integrare meglio, lei l'ha detto in maniera chiara, i processi organizzativi dei vari uffici e dei vari dipartimenti con punto zero, affinché gli strumenti buoni creino effetti buoni, altrimenti c'è il rischio che strumenti buoni come questo arrivano tardi, arrivano dopo che le famiglie gli abbiamo generato delle attese, hanno anche in maniera molto nella gestione del quotidiano fatti i conti con la possibilità di ricevere entro un tempo congruo
un sostegno per l'iscrizione dei bambini a centri alle attività sportive, piuttosto che per il sostegno magari all'acquisto di materiale per la prima infanzia, che noi eroghiamo dopo un tempo eccessivo rispetto a quello che insomma era stato programmato. Quindi, come dire, ecco, ben venga lo sforzo tecnologico, a cui credo che sia opportuno che, come dire, gradualmente, ma anche poco gradualmente, le attività, i processi organizzativi dei vari assessorati si integrino in maniera veloce.